Buonasera, vediamo come usare la mod MeseCon. Quindi la prima cosa che facciamo è cercare MeseCons, che è il nome della mod, GitHub, e andiamo quindi nel sito GitHub dove ci sono tutte le mods. Ora, MeseCon è l'equivalente della Redstone, però applicata su Mindtest. E come vedete è una cosa abbastanza grossa ed è a tutti gli effetti una mod pack. Come la si installa? Basta andare a cercare le release qua. Quindi prendiamo release e prendiamo le ultime release fatte. Questa è del 5 marzo 2017. Quindi carichiamo il codice sorgente, ci arriva una versione quindi del 5.3.2017, adesso qui ce l'avevo già, quindi me ne scarico un'altra, e quello che dobbiamo fare è prendere l'unzip di questa e andare a metterla dentro le nostre mods. Quindi qui avevo già una MeseCons. Ma ci mettiamo una MeseCons questa del 5 marzo 2017. Cancelliamo la versione precedente. Ok, allora per abitudine qui conviene sempre semplificarci la vita e quindi togliere tutti i caratteri un po' strani, quindi chiamiamo questa, la chiamiamo MeseCons e basta. Adesso andiamo in quindi qui cancelliamo tutti i mondi per semplicità e ne creiamo uno nuovo. Quindi creiamo un mondo, lo chiamiamo Edu3D, V6, Mindtest Game, lo creiamo, ci accertiamo che sia un mondo credibile, quindi entriamo. Ok, perfetto. Dopodiché usciamo e ci configuriamo la nostra mod MeseCons abilita PM. Allora, come vedete, io ne ho diverse di mod pack. I mod pack, quindi il pacchetto modifiche, hanno il più vicino, vedete? E si vede dentro tutti i loro contenuti. Quindi, come vedete, la MeseCons è abbastanza impegnativa. Infatti, questo video sarà un pochino lungo. Quindi, come vedete, in verde c'è solo lei. Verifichiamo che sia verde e poi andiamo a giocare il gioco con le MeseCons. Bene, allora MeseCons, quindi arriviamo in questo mondo di Mindtest. Le MeseCons le vediamo qui dentro. Vedete che normalmente ci sono 11 pagine, 12. Adesso ci sono 15 pagine. Cerchiamo Mese Cons e abbiamo tutte e tre pagine con tutti i contenuti della Mese Cons. E questo è interessantissimo. Quindi cerchiamo di, visto che sono tantissimi i contenuti, andiamo per cose semplici. Quindi andiamo nell'inventory e ci prendiamo il cavo. La connessione MeseCon elementare, ecco, e poi ci prendiamo un blocco che può essere illuminato. Per esempio, vedete qui c'è il blu, sono dei blocchi colorati, questo è bello, e noi prendiamo un blocco giallo, Yellow Lightstone, e poi ci prendiamo ancora per cominciare una torcia Lightstone. Ok, allora la torcia Lightstone, se la posiamo per terra, vedete che in questo momento non fa niente, ma se gli mettiamo vicino un blocco, vedete che il blocco si illumina quando c'è una torcia vicino. Se gli cancelliamo la torcia, il blocco si spegne. Facciamo ora un piccolo. Allora, qui. Vediamo un po' qua. Ok. Allora, vedete qui che ho fatto un errore, glielo riattacchiamo e gli mettiamo qui il cavo,
e gliela possiamo allontanare. Quindi questo cavo lo possiamo allontanare a piacimento ed è un materiale conduttore, come fosse rame questo. Se gli mettiamo la torcia qua, mettiamo la torcia qua, vedete che la torcia illumina e rende di fatto, fa quello che ci aspettiamo. Ecco, per semplicità ci mettiamo un blocco qua. E così sappiamo che qui possiamo infilarci la nostra torcia. Ok, quindi come vedete il cavo, questo, conduce. Quindi possiamo mettere dei cavi anche laterali. No, perché questo fa così. Dunque. Ok, e possiamo anche, come vedete, anche agganciarci lateralmente delle cose e possiamo metterci anche delle cose che si illuminano di colore diverso, ad esempio uno in blu, uno in verde e uno in rosso. E allora il blu lo mettiamo qua perché lui cerca di collegarlo. Uff. E poi qui gli allunghiamo anche il mese con, e poi gli mettiamo il verde. E come vedete, questi blocchi sono illuminati tutti grazie a questa sorgente di corrente. Altre sorgenti di correnti possono essere, per esempio, la pianta lampeggiante. Quindi se prendiamo la pianta lampeggiante e la posiamo qui, allora vedete che la pianta lampeggiante ha la caratteristica di accendersi per 3 secondi e rimanere spenta per 3 secondi. Quindi questo è fondamentalmente il nostro, già una specie di clock. Quindi questo è un oggetto che si illumina o meno. Altre sorgenti interessanti possono essere dei bottoni, quindi posso prendere un bottone. Ok, avevo l'evidenziazione che non si vedeva, vedete che si vede cosa sto toccando. Questo perché nelle impostazioni esiste una possibilità del giocatore, credo che sia grafiche. Comunque, da qualche parte qui c'era evidenziamento nodo e qui avevo messo nessuno, mentre invece adesso ho messo box. Allora, torniamo al gioco. Facciamo play. Abbiamo visto quindi che avendo messo un circuito di questo tipo, qui volendo posso mettere, mi metto sintesi, fondamentalmente, allora qui volevo mettere questo oggettino qua, mi metto proprio frontalmente e poi qui appoggio il pulsante. Vedete che il pulsante a questo punto risulta attaccato. Se io lo clicco, il pulsante per circa un secondo produce l'accensione di tutto. Qui probabilmente si può fare un collegamento un pochino più umano così. Ah, perché lui cerca di collegarsi. Vedete che lui cerca di collegare il pulsante in modo razionale. Ora, oltre al pulsante, in realtà possiamo mettere anche altre cose che hanno degli effetti. Quindi mese, cons, e quindi oltre al pulsante abbiamo, mi sembra anche, ah, qui c'è una lampada, ma ecco, una piattaforma a pressione, possiamo mettere, interessante, di legno o di ferro. Prendiamo di legno. Se è di legno, cosa vuol dire? Prendiamo queste piattaforme, la mettiamo qui e
Ecco, questa è la caratteristica, è che quando ci camminiamo sopra, vedete che dà corrente. Quindi questo è un circuito che si accende quando io ci passo sopra. In realtà ci sono parecchi di questi oggettini. E qui una cosa interessante è che questi cavi in realtà sono un po' difficili da manovrare, perché non devono qui abbiamo ok, dicevo, sono un pochino difficili da manovrare questi cavi, ok, perché non possono passare vicino, perché se un cavo passa vicino a un altro, ne eredita automaticamente, cioè diventa fondamentalmente, si collega con quello. Infatti, se io qui mettessi uno di questi cavi, vedete che lui cerca di collegarlo, sono tutti collegati. Allora, questo è più o meno quello che succederebbe in Minecraft, ma come abbiamo visto in Minetest ci sono delle cose aggiuntive. Li togliamo e possiamo avere dei cavi che sono isolati, quindi mesecons, andiamo su i mesecons, ecco, vedete che ci sono questi cavi qua isolati, insulated. Quindi se io mi prendo questo cavo isolato, questo mi consente di fare dei collegamenti migliori. Quindi facciamo lo stesso collegamento non con il rame vivo, ma col cavo isolato. Quindi mettiamo questo, ok, e qui cerchiamo di mettere i cavi in modo tale. Qui cacciavite possiamo usare per ruotare. Allora, qui il problema è che, ecco, vedete che qui questo cavo isolato non può comunicare. Allora, se qui ci passo sopra, vedete che accende solo quello e si accende il cavo. Però essendo isolato, giustamente non passa il suo valore a questi cavi isolati. Quindi questi cavi, per averli in connessione, dobbiamo proprio creare una dobbiamo estrarre fondamentalmente una cosa. Quindi possiamo prendere o così, con il cavo fatto così, vedete che qui si prende una deviazione, quindi qui lo dunque lo cancelliamo e gli mettiamo il cavo questo, come vedete, che unisce, quindi questo cavo lo unisce a sinistra e a destra, oppure con il cacciavite che realtà lo giriamo, ecco, quindi abbiamo il cavo, quindi che fa questo effetto. Non mi è chiaro perché lo fa luminoso. Qui si è conservato. Quindi in realtà abbiamo visto che se accendiamo questo, mi sarei aspettato che ci fosse la connessione a crossover. Vediamo un po' se è vero. Mettiamo. Ok, questo qui in realtà è un crossover, vuol dire che ci passa sopra. Mentre invece io avrei voluto fare una questo qui T-junction,
Proviamo a cercare tutti gli insulated. Ok, quindi insulated fa l'angolo, questo è il crossover. Questo fa un'aggiunzione a T e questo fa semplicemente il cavo normale. Probabilmente se vogliamo ottenere quell'effetto lì, dobbiamo mettere il mese con normale. Proviamo a vedere se funziona. Infatti, vedete che facendo così si fa un'aggiunzione a 4, qui si mette il rame vivo che collega tutto e poi da qui diventano i cavi. Ok, quindi questo è il primissimo coso. Quindi circuito fatto con a pressione, nel senso che ci passa e si accende. Al posto di questo oggetto abbiamo visto che potevamo mettere il bottone. Ma ci sono anche altri oggetti che danno alimentazione. Per esempio c'è il player detector che permette di scatta quando vicino c'è un giocatore. Quindi mettiamo un player detector qua. Vedete che il player detector adesso, c'è cioè il simbolo di questa cosa, si è illuminato perché sono vicino. Se io mi allontano, ecco, vedete che si spegne. Quindi questo qui si accorge che si sta avvicinando qualcuno e quando si avvicina un giocatore, volendo si può illuminare anche sulla presenza di un specifico giocatore. Quindi così qualunque giocatore si avvicina si illumina. Se invece io voglio farlo illuminare solo per un giocatore, ci posso mettere il nome. Quindi questo qui è un blocco che permette di capire il giocatore. Qui c'è un blocco che invece permette di individuare dei nodi specifici. Quindi potrebbe fare una specie di sonda, nel senso che se lo metto qua. Mettiamo questo oggetto. Ok, il nome che deve individuare è se c'è per esempio un nodo vicino. Prendiamo un nodo iron, per il nodo iron ore. Okay. Quindi iron ore lo mettiamo un attimino qui, detto. Quindi rezziamo. Iron ore, ok? Qui per vedere un po' come si chiama esattamente questo nodo, possiamo premere, non mi ricordo più cos'è, F5. Vedete che F5 mi fa vedere che il nome, quindi default Stone with iron. Quindi se qua gli mettiamo default stone with iron, in teoria dovrebbe accendersi quando vicino c'ho questo nodo. Dobbiamo metterlo vicino? No. Quindi questo abbiamo detto che è. Vediamo un po' come funziona. Node detector. Node detector. Quindi mese cons node detector. Node detector. Questo lo fa con il DigiLines, che non vi sto a spiegare adesso. Vabbè, lasciamolo un attimino a parte questo specifico nodo. Torniamo e
magari poi lo esploreremo meglio. Ok, quindi ci rimettiamo i nostri cavi. Giriamo. Vedete che bisogna sempre un po' improvvisare, ok? Allora qua ci mettiamo ora una cosa un pochetto più complicata, e cioè un clock, cioè una roba che ogni tot emette un impulso che fa accendere la nostra questo circuito. Allora, esiste un pacchetto che si chiama Lua Controller, che fa moltissime cose, e in particolare è una specie di microprocessore. Vedete che lo metto? Allora, può controllare il valore di 4 output, quindi A, B, C e D. Per vederlo bene, lo vediamo di qua. Ok, allora, cosa vuol dire controllarlo? Vuol dire che io posso mettermi tasto destro su questo controller e posso poi fare port punto A uguale true. Ecco, vedete che facendo in questo modo lui mi ha acceso la porta A. Ed è una configurazione che io ho messo semplicemente scrivendogli port A uguale true. Io posso in realtà fare delle cose anche molto più complesse. Per esempio, la cosa più interessante è quella di dire interrupt 1, vuol dire che ogni secondo voglio fare in modo tale che la porta A si inverta, e quindi devo fare ogni volta che c'è un interrupt, posso fare port A uguale, credo che sia not port A. Però dobbiamo metterlo quando l'intervallo esplode. Quindi dobbiamo configurare con un microprogrammino. Questo lo possiamo fare anche qua, facendo Lua controller e poi gli diciamo clock, perché vogliamo fare una cosa che ma più che clock, cerchiamo proprio interrupt. Quindi prendiamo Lua Controller, che è questo sito, vedete che sito web, mi descrive come posso configurarlo. Ci sono varie funzioni che poi eventualmente le potete esplorare. E poi ecco interrupt e poi quello che deve fare. Ah, ok, molto più semplice. Quindi interrupt 1 e poi gli facciamo fare questa cosa che abbiamo detto. Port punto A uguale not port punto A, e lo facciamo così: port punto A uguale not port punto A, facciamo execute, e poi vedete che a questo punto questo controller cosa fa? Ogni secondo fa fare queste cose che state vedendo. Se vogliamo farlo lampeggiare più spesso, possiamo metterci 0,5, quindi lampeggerà 2 volte al secondo, vedete che è più spesso, oppure in teoria 0,1, che lampeggia 10 volte al secondo. Come vedete, sta lampeggiando in maniera interessante. Una cosa interessante è che se questo processore lo facciamo lampeggiare troppo spesso, per esempio 1000 volte al secondo, questa cosa per lui è mortale, nel senso che dopo un pochino si rompe, quindi come se fosse andare, come se stesse andando in sovraccarico. Quindi l'unico modo per evitare che un circuito vada in sovraccarico è quello di fargli fare meno cose, quindi diciamo che
è utile non farlo zompettare troppo spesso. Quindi, così come fa questa cosa qua, possiamo fargli fare anche altre cose. Non so se funzioni. Possiamo fare port b uguale not port b execute, no, quindi port a, quindi questo è un errore, vedete che non ha capito quello che vogliamo fare. Quindi possiamo fare port a virgola port b uguale not port a e not port b. Vediamo se funziona. Potrebbe. Come vedete sta lampeggiando anche il b. Cioè, praticamente stiamo dicendo sia all'a che al b di farsi, di lampeggiare. Quindi sulla stessa falsa riga potremmo dire port c e port d not port c not port d, così lampeggeranno tutti. Vedete che sta lampeggiando in tutti gli output. Ora, questo piccolo video vi fa solo vedere le cose più semplici di questo controllore, ma in realtà si può anche fare una programmazione molto più sofisticata di questo oggetto qua. Va bene. Vediamo, togliamo questo controller e proviamo a mettere un'altra cosa. Quindi prendiamo di nuovo la nostra torcia e il nostro pulsante e proviamo a vedere che ci sono alcuni blocchi che hanno degli effetti interessanti. Cioè, se qui ad esempio mettiamo un cavo, per il momento facciamolo anche di rame, ok, e poi qua ci mettiamo una torcia, ok, quindi se ci mettiamo qua allora mi ha detto che vogliamo metterci la torcia che accende questo. Ok, ora se qui ci mettiamo un'altra torcia qua, no, in realtà qui dovrebbe funzionare, dovrebbe esserci un blocco che fa l'inverter, ma che dovrebbe essere la torcia, ma secondo me possiamo metterci proprio l'inverter, cioè proprio c'è un blocco che si chiama inverter, mese, pons. Allora c'è un delayer, gate, diode, sembra di averlo visto, un inverter, ma evidentemente non ho. Perché vedete che sono proprio le porte, queste qui fanno proprio gli effetti. Ecco qua, il NOT. Questo qui è il NOT. Allora, se noi mettiamo questa porta e la mettiamo qua, magari girata col cacciavite nella direzione che ci interessa, clic, 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 ok. Allora, questa porta qua fondamentalmente cosa fa? Dovrebbe fare l'inverto del suo input. E in questo caso vedete che c'è la lampadina. Questa. Se noi la rimuoviamo, in teoria avrebbe dovuto invertire. Quindi vediamo un po'. Ah, sì, adesso ha funzionato. Nel senso che quindi probabilmente serve se collegato col cavo verde. Adesso vedete che qui siamo partiti con un cavo spento.
passa all'inverter, l'inverter inverte il suo stato e di conseguenza queste sono accese. Se noi gli attacchiamo una lampadina che accende questo cavo, vedete, questo è acceso e l'inverter spegne tutto. Quindi l'inverter fondamentalmente ha proprio questo effetto di invertire lo stato, cioè se qui è acceso, dopo l'inverter è spento. Quindi se noi lo togliamo la sorgente, l'inversione di niente diventa un segnale elettrico acceso. Oltre all'inverter ce ne sono anche altri, vedete se è tutto spento, possiamo mettere anche delle porte, vedete, OR AND, la porta AND la porta AND qua, la giriamo, ok, volevo girarla così, c'è ormai tic tic tic. Ok, quindi questo in teoria dovrebbe prendere gli input. Cancellato una cosa. Quindi dovrebbe prendere due input e fare l'end. End cosa vuol dire? Che l'uscita diventa vera quando i due ingressi sono tutti e due veri. Come facciamo? Mese cons end. Qui mese cons, andiamo sugli item che stiamo vedendo. Qui vedete che abbiamo visto vari esempi, node detector, eccetera. E stiamo vedendo in particolare, per esempio, l'end. Ok. Ah, from left and right. Quindi credo che voglia i due... dovrebbe avere due ingressi, forse sopra e sotto. Proviamo a vedere se... in realtà non l'ho ancora provato a vedere. Quindi, magari mettiamo time 6000. Ok. E qui proviamo a metterci... una cosa qua e una qua. Non si accende, qua non si accende, qua. Ah, ok, quindi i due ingressi credo che siano i due ingressi laterali. Ok, come vedete questa porta qua si accende quando da qua e da qua ci sono due valori a 1 che possono arrivare anche con dei cavi. Quindi in sintesi si può fare un ecco, si possono fare una cosa interessante, ecco, così si capisce meglio, così qui gli facciamo arrivare un ingresso lì e un ingresso qui, ok. Quella è la differenza tra questo e questo. Quindi se noi gli mettiamo uno qua. Ah sì, ho capito, perché qui manca il blocco. Quindi ci mettiamo un blocco sotto. Ok. Questo è acceso e qui ci mettiamo la nostra lampadina
Ok, quindi abbiamo fatto un blocco AND, cioè un blocco AND vuol dire che se i due ingressi a sinistra e a destra sono accesi, lui si accende. Possiamo mettere un altro tipo di blocco, che è per esempio il blocco OR, che sarà questo. Ok, bisogna girarlo col cacciavite. E qui gli mettiamo ok. Quindi vedete che adesso è acceso questo blocco. Diversamente l'altro blocco, in teoria dovrebbe accendersi anche solo quando. E qui bisogna pilotarlo bene. Forse non gli ho messo il blocco. Oh, deve essere un OR. Allora studiamo questo blocco, quindi gli mettiamo, se gli metto questo si accende, è giusto, se glielo metto a sinistra si accende, è giusto, quindi ok, se mi ho messo questo si accende. Spegniamolo e qui ok, si accende, quindi come vedete con un po' di pazienza poi funziona. Quindi in questo modo abbiamo visto il funzionamento delle porte fatte con il Mesecons, abbiamo visto come farle accendere passandoci sopra con delle piastrelle, si può fare anche, e con questo poi finiamo, chiudiamo qua, facciamo una cosa che si accende quando è buio e c'è un sensore da qualche parte, quindi Meselamp, vediamo, solar panel, credo che sia questo, pannello solare. Quindi mi aspetto che qua, se gli metto il pannello solare, ecco vedete che adesso è acceso in quanto c'è luce. Quando ci sarà buio, quindi time Allora, se mettiamo time 1000, buio, vedete che è buio. Perché sia utile una cosa del genere, sarebbe meglio che si accenda la notte e si spenga il giorno. Quindi occorre mettere un inverter qua in mezzo. E l'inverter l'abbiamo già visto. L'inverter era questo, il nodo. Quindi se io qui gli metto, vediamo un po' se funziona. Allora, cancelliamo questo blocco e gli mettiamo un inverter, però lo giriamo col cacciavite. Non funziona perché non c'è il collegamento. Ok, quindi togliamo l'inverter e ci mettiamo i nostri Mesecons. Facciamo time 6000. Ok. Mettiamo via quello.
qui in mezzo, ci mettiamo 1, 2, 3. Allora questo abbiamo detto che lo allunghiamo un po', gli mettiamo questo qua. Abbiamo detto che se lo mettiamo così si accende, no? Però se qui gli mettiamo il famoso inverter, ok, quindi a questo punto qui, ok, quindi adesso forse dobbiamo metterlo un pochino più lontano. Adesso è acceso perché qui l'ingresso è vuoto, però gli mettiamo, ok, come vedete. Allora quindi bisogna sempre mettere almeno un pezzo di cavo. Allora il pannello solare adesso dà corrente, ma viene invertito e quindi spegne il nostro circuito. Ma se noi andiamo alla notte, quindi time 1000, ok, vedete che lui se ne accorge, quindi si spegne l'ingresso qua, l'inverter lo fa diventare da spento, lo fa diventare acceso e quindi ci accende tutte le cose connesse. Per inciso ha acceso anche il blocco sotto che trasmetteva. Ah, una cosa che non si può fare in Minecraft è fare anche dei circuiti verticali, nel senso che da qua il mese con c'è anche vertical, ok, vertical cosa vuol dire? Che io posso mettere un oggetto verticale, quindi da qua posso, vediamo se me lo fa fare. Allora qui in realtà non me l'ha fatto fare, quindi possiamo estrapolare un pezzo di questo, quindi facciamo ok da qua e qui possiamo metterci questo. Ok, vedete? Che, ho messo un mese con verticale, quindi vuol dire che qui a questo punto posso metterci altri pezzi verticali. Posso, e quindi da qui può commutare e far girare anche l'energia in alto, quindi dal basso si può far arrivare l'energia in alto. Però adesso teniamoci buono quello che abbiamo fatto, quindi credo che questo giretto vi abbia permesso di capire a grandi linee quali sono i comandi più elementari, ma li vedete anche meglio in questa pagina mesecons.net, dove vedete che abbiamo i vari cavi, le singole giunzioni, il cavo verticale, il mese tra parentesi è un blocco conduttore che non abbiamo visto, e poi abbiamo power plant, è una specie di torcia che sarebbe una pianta che dà sempre corrente, la blinky plant è la lampeggiante, poi ci abbiamo lo switch che è un interruttore. Vediamolo un attimo, l'interruttore, facciamo I, facciamo dunque switch, dov'era? No, qui non c'è, switch, eccolo qua, lo switch ce lo prendiamo, mettiamo lo switch qua, perfetto, quindi se io lo clicco, vedete che accende, lo clicco, è spento. Quindi questo è un tipo di interruttore, tipo quelli moderni che ci sono nelle case.
che toccando una volta si accende e toccando un'altra volta si spegne. E questo l'abbiamo trovato qui in questo elenco. Object detector, anche se non sono riuscito a farlo funzionare prima, dovrebbe consentire di individuare quando, questo qui in realtà è un player, il node detector che non aveva fatto funzionare prima. Wall lever è una leva che si può mettere a livello di un blocco che poi lo accende o meglio, quindi magari proviamo a farlo. Mettiamo qui una lever, questa lever la mettiamo qua, poi in più ci prendiamo proprio il blocco mese. Mese conduce, abbiamo detto, quindi se noi mettiamo, questo è un blocco mese, che è spento, poi viene invertito, quindi accende, e poi qui possiamo mettergli una leva a fianco. Ora, la leva come funziona? Che se la clicco accende, e se la clicco spegne, un po' come la switch, però vedete, si vede, infatti su Minecraft c'è solo questo. Quindi è la leva. Altre cose, dunque, la pressione, la piattaforma pressione, la turbina d'acqua. Ecco, la turbina d'acqua produce corrente quando c'è dell'acqua che gli scorre sopra. Proviamo a vedere se funziona. Allora, prendiamo la turbina. Mese cons, ecco, turbina, quindi la mettiamo. Ah, ok, quindi occorre che sopra ci sia dell'acqua. Vediamo un po' se riusciamo a mettercelo. Ah, forse bisogna girarla col cacciavite. Allora, se io la giro così non succede niente. Ah, niente. Quindi il cacciavite non gli fa niente, vuol dire che è fatta così. Probabilmente deve essere tenuta così e bisogna metterci dell'acqua che gira sopra. Andiamo a vedere se gli mettiamo una sorgente d'acqua. L'acqua, non so se sapete che c'è il secchio, bucket. Se io prendo un secchio di acqua di mare, e poi lo metto qua, vedete che questo secchio sta facendo ruotare il coso. Ecco, sta facendo ruotare la turbina che si è accesa. Questo qui non si vede, ma produce corrente. Quindi sarebbe da studiare perché bisognerebbe cancellare. Ok, ho cancellato il blocco che generava acqua, quindi adesso si è spento. Beh, carino. Quindi questo forse è un po' da gestire con molta cautela. Non esiste su Minecraft. In pratica, quando c'è acqua vicino a questa turbina, accende tutto il mestiere. Ora, io direi che io sarei contento se voi capiate le basi, quindi come fare un piccolo circuito che si accende quando mettete un oggetto tipo pedana o anche lampada, che fa, quindi quando ci passate fa accendere il cavo. Oppure, ecco, studiatevi un pochino benino questo inverter, questo simbolo, questa specie di pedoncino, perché permette proprio di definire quello che può essere utile nelle case, e c'è un interruttore crepuscolare, cioè quando va via la luce ci si aspetta che si accenda la luce in casa. Quindi io credo che questo sia più o meno tutto, quindi ci sentiamo.